Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag tutto interamente dedicato all'argomento matrimonio, perché questo è un tag che si intitola I miei matrimoni ed è stato ideato dal canale di Gledis78. Se riesco a trovare il link al suo canale ve lo lascio in info box. Dico se riesco a trovarlo perché non sono riuscita a trovarlo, però è stato comunque ideato da lei. E dunque, io faccio questo video tag anche se in realtà io non sono sposata e non mi sono mai sposata. Però, siccome le domande, non implicano necessariamente che una persona si sia sposata, perché sono domande alle quali si può rispondere anche se comunque non si ha vissuto in prima persona l'esperienza del matrimonio, ho deciso di farlo e quindi eccomi qua, partiamo subito con la prima domanda. Ti piacciono i matrimoni? Tendenzialmente sì, perché comunque è una festa, si sta insieme alla famiglia, si vedono parenti che magari non si vedono da una vita e quindi di solito quando io vengo invitata a un matrimonio sono contenta e ci vado volentieri. Se si tratta di un matrimonio, magari di un amico o di un'amica, dove io assolutamente non conosco nessuno, magari è probabile che io possa annoiarmi un po' di più, però diciamo che l'ambiente, il contesto è comunque una cosa che mi piace, mi posso vestire elegante, comunque si fa un pranzo gratis, insomma, il matrimonio è sempre una cosa che comunque mi piace, alla quale partecipo abbastanza volentieri. Seconda domanda, sei una romanticona? Assolutamente sì, sono super romantica, sono una romanticona, quindi io nel matrimonio ci vedo l'amore, anche se molte volte ci sono i matrimoni di interesse, però comunque a me piace pensare che almeno quel giorno lì ci siano delle emozioni d'amore che aleggiano nell'aria, quindi sì, sono una romanticona. Piangi ai matrimoni? No, perché comunque sono romantica, ma non mi commuovo quando si tratta di matrimoni di altre persone. Penso che piangerei al mio matrimonio perché la commozione sicuramente prenderebbe il sopravvento. Poi è una cosa che a me piacerebbe tantissimo fare, quindi insomma, io il giorno del matrimonio mio sicuramente sarei contenta, emozionata e quindi probabilmente piangerei, però ai matrimoni degli altri devo dire la verità, non mi è mai capitato. Quarta domanda: ti sei mai sposata? Se sì, parla del tuo vestito o in caso contrario, come lo vorresti? Io non mi sono mai sposata e sul vestito devo dire che ci sono stati molti cambiamenti negli anni, perché quando ero una ragazzina volevo un abito super pomposo col gonnellone largo, con lo strascico, quindi una cosa mega galattica. Adesso devo dire che ho quasi 40 anni e se io penso al mio matrimonio, penso anche che avrò un'età post 40 comunque, quindi sarò una signora alla fine. E quindi un vestito troppo pomposo e troppo appariscente forse non mi sembrerebbe neanche troppo adeguato all'età. Però vorrei comunque un abito bianco e possibilmente un abito lungo, perché anche se magari non sarò più giovanissima, mi piacerebbe comunque poter realizzare almeno quel giorno lì il sogno di mettermi l'abito da sposa classico con tutti i crismi. Quindi non vorrei mai un abitino corto, ma proprio un abito da sposa vero e proprio. Non so come, perché dipende anche da quale sarà la moda di quegli anni lì, di quel momento. Però in generale bianco, lungo e comunque che si capisca che è un abito da sposa. Poi, quinta domanda, affideresti la preparazione ad un wedding planner o vorresti fare tutto tu? No, assolutamente. Io in passato avrei detto che volevo fare tutto io. Invece adesso in realtà mi andrebbe anche benissimo farlo organizzare a qualcun altro e poi ritrovarmi tutto pronto. Magari certo qualcosina vorrei scegliere perché si tratta sempre del giorno del matrimonio, quindi assolutamente qualcosa che sia una cosa che comunque a me piace, che io vorrei per quel giorno, la vorrei scegliere. Però mi andrebbe anche bene comunque dare in mano a qualcuno l'organizzazione, magari dando due dritte, due linee guida e poi trovarmi tutto già fatto, perché se mentre in passato a queste cose ci tenevo molto, adesso devo dire che io mi sposerei solo ed esclusivamente perché sono innamorata del mio compagno, ma della festa in sé diciamo che non mi interessa più di tanto. Oggi invece in passato ci tenevo di più. Sesta domanda, quali sono stati gli ultimi matrimoni a cui hai partecipato e cosa hai indossato? Mostra i vestiti.
Dunque, i vestiti in questo momento non posso mostrarli perché sono ripiegati dentro l'armadio e in questo momento sarebbe un po' complicato andarli a recuperare. Però se riesco a trovare delle foto, vi mostro le foto. Comunque, gli ultimi matrimoni sono stati quello di un amico del mio compagno e quello di una parente di mio padre, una sua cugina, che si è sposata anche lei in età un pochino più avanzata ed è un matrimonio al quale io sono andata veramente molto volentieri perché diciamo che la storia di questa donna è un po' particolare e mi ha fatto veramente piacere vedere che si sposava, insomma, quindi sono stata molto contenta. Nel caso della cugina di mio papà ho indossato dei pantaloni neri con una camicetta chiara color oro, diciamo così. Anche se non era proprio oro, però diciamo che i colori tendevano un po' a quello, e durante il matrimonio dell'amico del mio compagno ho indossato lo stesso vestito che avevo al matrimonio di mia cognata, che è un abito rosa lungo, un po' particolare, molto elegante, con tutte le perline cucite a mano sopra, quindi insomma un vestito un po' particolare. Qual è l'abito più bello che hai indossato e che conservi gelosamente? Ma io, a dire il vero, ho sempre indossato degli abiti che alla fine mi hanno dato soddisfazione a tutti i matrimoni ai quali sono andata. Però non ce n'è uno che conservo gelosamente, perché anche quello che avevo al matrimonio di mia cognata, che è quello che ho pagato tantissimo, in realtà non è un abito che conservo gelosamente, perché mi rendo conto che è inutilizzabile, quindi lo tengo perché l'ho pagato tanto, però in realtà poi non lo posso mettere, quindi non ne sono poi così tanto gelosa. Quindi insomma non sono tanto attaccata io a queste cose, devo dire la verità. Le scarpe, e anche su questo stesso discorso dell'abito, non ci sono scarpe particolari che io ho amato così tanto e che conservo gelosamente. La borsa e accessorio più bello. La borsa più bella è quella che mi aveva fatto mia mamma, che aveva tutti dei petali di rose sopra, perché era una borsa un po' particolare, un po' originale, quindi sicuramente quella è quella più bella. Quella sì che la conservo gelosamente, perché me l'ha fatta lei e quindi c'è anche un valore affettivo. Poi, decima domanda, la bomboniera più bella e originale che hai ricevuto? E devo dire che purtroppo diciamo, la moda delle bomboniere è un po' finita, quindi tendono tutti a dare il sacchettino, il classico sacchettino con i confetti. Tuttavia, quando si è sposata mia cognata, ha fatto la bomboniera ed era praticamente una specie di portagioie, di piattino comunque di vetro, molto bello perché era un vetro molto particolare che aveva anche delle parti con dei brillantini, quindi insomma una cosa un po' particolare. Sicuramente quella è la più bella e la più recente che ho ricevuto. Episodi particolari successi ai matrimoni? No, non ci sono particolari episodi successi ai matrimoni, almeno non qualcosa di così tanto eclatante che io in questo momento ricordi. Queste erano tutte le domande del tag sui matrimoni, vi invito a farlo se vi piacciono i matrimoni. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.